maschera. Ecco. Oh, siamo intuito. Sì, lo so, cazzo, ti una plastica. No? C'è un mazzo. Posso fare una piccola intervista per la rete? Non so, voi siete di Messina? Siete mai passati di qua? Non so se vi siete mai accorti che lì c'è una scritta indegna con scritta viva la mafia. Comunque noi ora ci stiamo adoperando per cancellarla. Voi siete d'accordo? Cioè, secondo voi è una cosa che non esiste? Mi fa piacere, buona serata, ciao. Quella mono proviamo. Il primo colpo di pennello, vai. Seria polizia, oh. Magari, guarda, è perfetto, allora. Hai un futuro, Diego. Va veramente, guarda là. Perfetto. Stai riprendendo? Sì, certo, devo ritinteggiare casa. Appunto. Ma forse è troppo chiaro. Ragazzi, allarghiamoci, così vedono tutti quanti, dai. Io tengo così. Allargate, ragazzi, dai, così. Sì, sì. Ma ragazzi, non solo io, ma un po' ciascuno. Va, vieni. No, no, io non la tengo perché ho le mani. Ah, ok. Ce n'è un'altra vicino al museo. Sì. Per vedere solo me. Che colore? Sì, ora non me la ricordo, credo nera. Il muro, no, il muro, perché se no si devono prendere altra vertice. Comunque è il muro del museo. Riusciamo a cancellare solamente quello sulla sul rosa. No, ciò. Che ce n'è? Ma che fai? Sparagnoli? Ma guarda che quella poi è. Non so che fate. Mettiamoci la ora riscriviamo un'altra e la cancelliamo. Oppure. Ma poi facciamo una cosa, cancelliamo tutto il muro e gli facciamo un favore al palazzo. Dai, un pezzo ciascuno, dai. Dopo il punitore, ecco il pulitore. Ecco. Il pulitore. Posso provare l'ebbrezza anch'io? Vai, vieni. Un giro a tutti. Dai, un giro di... Buonasera. Vai, altra mano. Questo è un gesto semplice ma dall'altissimo contenuto simbolico, perché il problema non era la scritta e chi l'ha scritta, ma il fatto che per anni nessuno ha provato a cancellarla. Questa la dice lunga su quanto questa società non abbia gli anticorpi per rispondere a un fenomeno come questo. Quindi dobbiamo sensibilizzare la gente anche tramite queste piccole cose. Una scritta che si trova dove? Si trova proprio al centro della città e davanti a un istituto scientifico che dovrebbe formare le persone che saranno il futuro della nostra città. Ma soprattutto è proprio una scritta che è all'ingresso della città. Sì, all'ingresso, che tutti possono vedere appena arrivano. Poi sopra della discount, poi ha un'altra. Vediamo qualcosa alla gente. Dove dicono? Terima è corto e c'è scritto viva la mafia lì. Sì, vado a scuola qua. Ecco, secondo me perché nessuno l'ha cancellata? Ancora. Prima d'oggi.
nessuno mai ci ha pensato, perché è una cosa sei d'accordo con il fatto di cancellarla? Senza dubbio. Certo, no. Ciao. Ciao. Simbolicamente questo, però no, quale? Questo il tocco di una donna e queste cose. Vediamo, ecco qua. Vorrei che si eliminasse completamente, ma credo che appena va bene, puoi fare un'altra perché comunque già si vede ancora parecchio, si sta asciugando, c'è pure umidità quindi non asciuga facilmente, per questo ci si guarda. Ragazzo è più importante, ciao, sei mai contento di tutto io alla mafia qui? Sicuro? Sì. Perché pensi che non sia stata mai cancellata questa cosa? Secondo me è importante cancellarla. Sì. Ciao. Buonasera. Siamo dei ragazzi della rete e abbiamo visto questa scritta "Viva la mafia", non so se lei se ne raccorta, è di Messina. Comunque qui da parecchio tempo. Ora noi ci siamo presi la briga di cancellarla. Secondo lei stiamo facendo bene, una cosa giusta? È una scritta un po' ignobile, "Viva la mafia", avete d'accordo? Ok, grazie mille, buona serata. Andiamo dietro, vieni. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, possiamo fare una domanda per la rete? Sì. Allora, non so se voi siete di Messina, siete mai passati di qua, avete visto questa scritta "Viva la mafia"? Qualche volta. Sì, comunque noi ora la stiamo cancellando, secondo voi stiamo facendo bene, una cosa giusta? Certo. Grazie mille, ciao. L'ho visto prima e che comunque la scritta mi ha sconvolto, sinceramente. E quindi nel momento in cui ho letto l'articolo mi è venuto distinto già a me personalmente ad andarla a cancellare. Poi ho visto la tua proposta e quindi mi ha fatto piacere aderire, perché credo che sia importante in ogni caso cercare di dare un segnale comunque a queste cose, non lasciarci sempre nell'indifferenza, non rimanere nell'indifferenza. Credo che sia la cosa più brutta rimanere nell'indifferenza. Perché pensi che non l'abbia mai tolta nessuno? Proprio per una questione di ormai di assuefazione al vedere determinate cose, non si pensa veramente al vero significato della scritta di sé. O anche chi ha fatto il gesto, può essere che sia stato fatto un gesto così tanto per scherzare magari ragazzi, poi può essere invece un gesto di tutt'altra portata e quindi anche più importante, più preoccupante. Questa è una cosa che mi ha dato veramente fastidio, questo sì. Guarda, allora se li eravassi così. Ciao, andiamo per una grazie, arrivederci. Ciao, 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 ciao. Ma guarda che sta, secondo me gliela possiamo passare. Un'altra? Vai. Ancora un po' si vede, Al massimo gli possiamo buttare il secchio proprio. Ok. Se poi io sa che accade.